Dice la Bibbia che lodare Dio significa narrare le sue opere. Una, io vorrei che nostro fratello Cesare ce la comunicasse perché Dio ha toccato la sua famiglia e ce la puoi raccontare, però nel microfono, Cesare. Il 2 di gennaio di quest'anno credo di aver vissuto una delle notti più brutte della mia esistenza. Mio figlio più piccolo, Federico, 15 anni. 15 anni, ha avuto alle 6 di mattina un attacco epilettico molto pesante. Portato all'ospedale d'urgenza, veniva diagnosticata proprio questa malattia. Alla sera tornammo a casa con tutte le analisi che era stato possibile fare in quella circostanza e l'esito della patologia era quello che temevo. Al pomeriggio alle 8 di sera, anzi, abbiamo avuto un secondo attacco, meno forte ma significativo lo stesso da un punto di vista clinico. E quindi è iniziata quella che è una tragedia per ogni genitore. Siamo andati da tutti i medici possibili e immaginabili, ci hanno tutti detto che c'erano delle spine irritative che davano questo esito. Quindi ogni giorno dovevamo aspettarci che potesse succedere quello che era successo il 2 di gennaio. Siamo venuti da Don Marco, che già frequentavamo, perché abbiamo trovato in questa parrocchia, abbiamo trovato nelle parole di Don Marco grande consolazione, ma da sempre. Don Marco lo conosciamo da circa 8 anni, da quando, per caso, a San Ruffino passammo un pomeriggio e Don Marco stava facendo quello che fa, da sempre, come oggi. Don Marco ha dato una benedizione speciale a Federico e dopo 7 mesi di medicine piuttosto pesanti e fastidiose, all'analisi che è stata fatta l'altro giorno, un elettroencefalogramma con tutto quello che comporta l'indagine clinica, mio figlio Federico è risultato guarito in maniera molto strana perché in 7 mesi non si guarisce da questa malattia. Io faccio una cosa semplice. C'ho molta confusione perché non so se è stato Gesù, se è stata la Madonna, perché Gesù sono tanti, cioè quindi uno un po' di confusione la fa. Però io li ringrazio tutti. Giorno e notte. Ringrazio Don Marco, ringrazio tutti voi che siete qui in questi pomeriggi ad arricchirci di spiritualità. È difficile vivere, è difficile perché i periodi sono particolarmente delicati e quindi, scusatemi, ogni giorno combattiamo per non sprofondare nella vergogna, nella miseria, in tutte quelle che sono le fasi più brutte di questa vita terrena. Però posso dirvi che è la consolazione. La consolazione è di ascoltare quel primario, molto bravo peraltro, che mi diceva: guarda che tuo figlio è guarito, smetti con le medicine. Veramente Don Marco me l'aveva detto già. Però è così. È una grande consolazione essere qua, perché questo dalla domenica mi dà la carica fino verso mercoledì. Poi mercoledì vado o telefono a Don Marco, insomma, qualcosa di meglio per arrivare a fine settimana. Però
qualche lacrima, che sicuramente aiuta. E Gesù, grazie. Ricordo che l'epilessia è un male antichissimo che affonda sue radici nella notte dei tempi. Mai, mai nessun professorone cervellone di questo mondo è riuscito a capire come si origina questa malattia e come si cura. Le medicine che sono date ai malati epilettici sono soltanto dei fortissimi calmanti e che se le prendiamo noi ci fanno dormire una settimana, la pasticca sola di quelle che prendono malati di epilessia. E servono questi calmanti perché, siccome le crisi epilettiche sono pericolosissime, e se non ci sono persone che aiutano l'epilettico durante la crisi possono essere mortali. Le crisi epilettiche hanno sede negli sbalzi dell'attività del cervello. Allora questi calmanti devono riuscire a far diventare l'elettrocardiogramma più piatto possibile, l'attività cerebrale più normale possibile. Ecco, allora, una malattia non curabile, una malattia sconosciuta alla scienza umana, una malattia inguaribile per noi di questo mondo, non per il Signore, che questa grazia l'ha fatta, questo miracolo l'ha fatto. Lode al Signore.